Era solo uno scherzo, Anna. Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia di Anna e Beth Washington, le gemelle misteriosamente scomparse. Io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme, di sapere che le pensiamo. Oh, ehi! Qualcuno sta diventando amichevole. Boom! Effetto farfalla. Scusa, hai detto qualcosa? No, forse il tuo troieggio era troppo... Basta! Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, sì, ok. Hai sentito? Ma che cavolo hai addosso? Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Ma occhio a Josh, è un cospiratore. Se le cose stanno così... Jess? Jess! Allora, qui dice: per comunicare con il mondo dello spirito liberate la mente da ogni preconcetto, allentate ogni inibizione e abbandonatevi interamente alla volontà altrui, sublimando ogni desiderio al maestro dello spirito, che sarei. Questo non lo dice. E tutti i presenti si spoglieranno a mia sola discrezione. Chris, dai, è una cosa seria. Io sono serissimo. No, oh, basta, proviamoci. Sì, dai. Ok, bene, vediamo che succede. Ashley, dato che ti sei convertita da poco, perché non fai tu da medium? Ok, c'è qualcuno? Ehi, rispondete al telefono, spiriti, rispondete. Abracadabra. Se senti la mia voce, dacci un segno. Sì, un segno di pace o ragazzi, di vittoria. Sentite, se non volete farlo sul serio. Ok, ok. C'è qualcuno lì? Ovunque sia lì. Aspetta un attimo. Sei stata tu? Io non ho fatto nulla. Si muove ancora? H? Che sta scrivendo? Aspetta. Com'è possibile? La muovi tu? Giuro che si sposta da sola. Oh, cazzo. Aiuto? Ma che aiuto possiamo dare? Non lo so, che significa? Dobbiamo sapere chi parla se vogliamo aiutarlo. Chi sei? Oh, ecco che va. Ok, S. I. S. T. E. R. Sorella. Sorella? Sorella di chi? Dai, ma scherziamo. Taci. Chiedi la sorella di chi? Josh. Deve essere... Sì, ok, bene. Chiedi quale sorella, allora. Ashley, chiedi chi è. Con... chi stiamo parlando? Beth? Sei tu? Oddio! Qui siamo alla follia. Josh? Stai... Sto bene. Sicuro? Possiamo fermarci? No. Senti, se vuoi... Voglio sentire cosa dice. Non so da dove cominciare. Pensaci, se questa è davvero Beth... potremmo scoprire cos'è successo quella notte. Oh, ok. Fatemi pensare. Beth, vogliamo sapere cosa ti è successo quella notte. Puoi dircelo? H? A? N? N? Sta dicendo Anna. Aspetta, continua. K? L? Elle, oh mio Dio! Uccisa. Ragazzi, ma che cosa sta dicendo? Non posso continuare. Dobbiamo farlo. Devi stare calma. Credo stia dicendo che qualcuno ha ucciso Anna. Non lo so. Io, ecco, chiedi qualcos'altro. Va bene. Ok. Chi ha ucciso Anna? Chi è stato? L, I, B... Biblioteca, forse c'è qualche indizio B, là. R, O, O... Prova, c'è una prova. In biblioteca... Oh! Porca troia! Chris! Sapete una cosa?
No, è ridicolo. Non è vero. Josh, non so cosa stia succedendo. Ascoltate, io non so... Non so se questo scherzo ridicolo riuscirà ad aiutarmi a superare il lutto o se servirà a chissà cosa, ma non mi piace. Josh, no! Hai voluto usare tu la tavola spiritica! Ehi, calmati, non è colpa di... Non ho bisogno di questo schifo, ok? Ora basta! Dobbiamo seguirlo. No, starà bene. Diamogli un po' di tempo. Non è colpa sua! È stato folle! Il puntatore è volato via dalla tavola! Se facevi finta, hai fatto proprio un ottimo lavoro! Ma no, che non facevo finta! Dovremmo fare come ha detto. Andare a guardare in biblioteca. Jess? No! Jess! Porca troia! Jessica, e dai. Jess? Ehi, sei lì? Ah! Wow! Cazzo! Stavo per farmela sotto. Ma che cazzo sta succedendo qui? Jess, dove sei finita? Non è divertente. Davvero, prometto che non ti uccido quando... Ah! Ah! Oh mio Dio! No! Che ridere! No! Aspetta, devi vedere, devi... Io non guardo guarda, niente! No! Mike! No! Hai registrato tutto! Guarda che faccia! Ero spaventato, Jess! Non puoi fare una cosa del genere! Nel bel mezzo della foresta, poi, cazzo! Scusami, ti ho spaventato! Se lo fai vedere a qualcuno, io... Tu cosa? Io ti uccido. Non sapevo che urlassi come una vera ragazzina, Michael. Non conosci veramente qualcuno se non lo vedi prima spaventarsi a morte. A quanto mi risulta sono ancora vivo. Oh, davvero? Già, dovrai fare di meglio. Ehi, mi stai sfidando? Ma spero proprio che tu sia pronto, perché molto presto dovrai affrontare tutto il mio diabolico ingegno.
Sono pieno di sorprese. Che diavolo è? Era qualcuno che gridava? No. No, sarà stato soltanto uno scoiattolo. Credo. Postaccio. Che? Hai sentito? No. Ehi là? C'è qualcuno? Ci restavamo secchi. Affascinante. È proprio come avevi detto tu, Michael. Cosa? Il capanno. Lo adoro. Già. Mia signora, io ti ho spaventato, non ti ho inzuppato. Ehi, farò tutto ciò che posso per riscaldarti. Beh, voglio proprio vedere. Non sottovalutare le mie capacità. Terribile. Cazzo, non ce la farà mai. Ok, amico. Ehi. Ora porrò fine alle tue sofferenze, ok? Oh, no. Ok. Cazzo, come faccio a... Non posso guardare. Ok. Mike, cosa hai fatto? Ma che cazzo? Dio! Via! Via! Oh mio Dio, ma che cos'era? Non lo so! C'è un ponte! Qui! Vieni qui, Mike! Vieni qui! Deve essere un orso! Guarda!
Guarda! Cosa di simile? Era un orso? Sì, per forza. Sono molto veloci. Cioè, io non l'ho visto. Ehi, quella cosa non entrerà qui dentro, promesso. Come fai a dirlo? Perché so che gli orsi non possono aprire le porte dei capanni. Li ho visti aprire delle portiere. Cosa? Dove? Su internet. Davvero? Beh, qui non siamo su internet, Jess. Questa è la realtà. E ti assicuro che nessun orso o chissà cos'altro aprirà questa porta. Forse hai ragione. Ok. Allora mi sento quasi tranquilla. Quasi. Tipico. Non era certo questo lo sciale che mi aspettavo, Mike. Già, c'è qualche spiffero, vero? Beh, se non altro c'è il camino. Non ci serve il fuoco per scaldare l'atmosfera. Michael, io sono una signora e una signora ha bisogno di un certo romanticismo. Ok. Una signora vorrebbe stare abbracciata al suo uomo davanti a un bel fuoco, immersa in un'atmosfera come si deve. Vedrai come arriva il caldo se iniziamo a strofinarci un po'. Mike? Sì? Fuoco e lucida atmosfera. Sì, mia signora.